Radio Radicale, siamo con Paola De Micheli del Partito Democratico per parlare del caso Siri. Allora, voi diciamo siete soddisfatti delle parole di Conte, adesso che cosa vi aspettate? Beh, io credo che innanzitutto avere chiesto per primi le dimissioni di Siri sia stato un atto corretto. Noi non le abbiamo chieste per questioni giudiziarie, le indagini le fa la magistratura, è la magistratura che valuterà se ci sono dei reati. Noi riteniamo che sul piano politico il governo di un grande paese occidentale non possa avere su di sé l'ombra della mafia, l'ombra di rapporti non chiari con questi mondi che ovviamente devono rimanere più lontano possibile dalle istituzioni. Senta, pensa che a questo punto Siri, per evitare una conta nel Consiglio dei Ministri, arriverà alla decisione di dimettersi prima dell'appuntamento a Palazzo Chigi? Io credo che questi siano equilibri e valutazioni che sono in corso all'interno della maggioranza e all'interno della Lega. Se potessi dargli un consiglio, gli consiglierei di dimettersi. Ritiene che la vicenda danneggia tutti e due gli alleati di governo, il governo in sé o soltanto la Lega? Io credo che la cosa peggiore di questo governo, al di là di tante pagliacciate, finte divisioni, discussioni su cose che non esistono, il vero grande problema di questo governo è che non sta governando. Chiacchiera di tutto, si dividono e litigano su tutto, parlano di qualunque tipo di questione nazionale ed internazionale, ma poi ha un governo che non decide nulla. Questo è il vero grande problema del governo Conte. Pensa che dopo le europee il governo cadrà? Lo spero per gli italiani.